Torniamo a parlare di UFO, o per meglio dire di UAP, fenomeni aerei non identificati, perché martedì c'è stata un'audizione su questo tema al Congresso americano, da cui sono emerse diverse cose interessanti. Parliamo anche dei veri motivi per cui la Turchia si oppone all'ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO e dell'ultima inchiesta di Greenpeace sulle bioplastiche. Io sono Andrea De Innocenti, oggi è il 19 maggio 2022 e questa è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata. Ditele che cambia. Sigla! Il tema degli UFO, o come vengono chiamati oggi in ambito militare UAP, quindi fenomeni aerei non identificati, sta assumendo una rilevanza sempre maggiore per i governi, in particolare per il governo americano. Martedì, riporta il Post, il Congresso degli Stati Uniti ha tenuto un'audizione, la prima nella sua storia, sull'esistenza e le caratteristiche di questi UAP, in cui si è parlato di almeno 400 fenomeni inspiegabili negli ultimi anni e di minaccia per la sicurezza nazionale. Ora, è abbastanza curiosa la progressione che sta avendo questa faccenda e ne parliamo fra pochissimo. Prima però facciamo una definizione che sgombra il campo dagli equivoci. Quando parliamo di UAP o di UFO, che dir si voglia, parliamo di fenomeni aerei non identificati. Cosa vuol dire? Vuol dire che non sappiamo cosa siano. Vuol dire anche che non stiamo parlando di alieni, cioè quando parliamo di alieni siamo già nel campo delle possibili spiegazioni di questo fenomeno assieme a tante altre possibili spiegazioni. Poi possiamo ragionare e riflettere sul fatto che quella di forme di vita extraterrestre sia una spiegazione più o meno probabile, ma non coincide esattamente con il fenomeno appunto degli UAP. Ok, premesso questo, va detto che comunque anche sull'esistenza stessa di questi fenomeni, le ammissioni un po' goccia a goccia delle autorità statunitensi sono abbastanza impressionanti se ne vediamo la progressione, perché per 50 anni più o meno i governi hanno negato l'esistenza stessa dei fenomeni pubblicamente, parlando di allucinazioni o di fenomeni naturali perfettamente spiegabili, e comunque negando che esistessero fenomeni non spiegabili. Poi da qualche anno diversi politici hanno iniziato a fare delle aperture. Lo stesso Obama ha parlato del fatto che esistessero fascicoli, su questi fenomeni, inspiegabili all'interno delle stanze dei governi americani. Nel giugno scorso, infine, è stato pubblicato un primo rapporto che indicava che almeno 143 delle segnalazioni raccolte dal 2004 in poi continuavano a non avere spiegazioni e parlava anche di 21 casi di fenomeni ignoti che potrebbero mostrare capacità tecnologiche sconosciute agli Stati Uniti, dicendo che potevano eventualmente appartenere però ad altre nazioni e citando anche l'ipotesi che invece appartenessero a forme, non escludendo che potessero appartenere a forme di vita extraterrestri. Il rapporto era stato commissionato nel 2020, era stata una delle ultime azioni di Trump presidente. Ed era stato commissionato con la richiesta che venisse fornita una rassegna sulle attività svolte dall'Ufficio dell'Intelligence della Marina Militare, dall'FBI e dal gruppo di lavoro sugli UAP. E la documentazione era stata consegnata, ma era di appena 9 pagine, era stata poi presentata al Congresso che aveva fatto le sue valutazioni e in seguito ne era derivata questa decisione del Congresso stesso di condurre alcune audizioni, come quella appunto condotta questo martedì. Si arriva quindi a questa audizione al Congresso, che in realtà è la prima di una serie di audizioni, ma è anche la prima in assoluto di questo tipo. Audizione che ha coinvolto rappresentanti della difesa statunitense e parlamentari della Commissione per l'antiterrorismo e il controspionaggio della Camera. E ha tirato in ballo i servizi segreti e fatto sta che in questa audizione il dato interessante è che rispetto al documento pubblicato nel giugno dello scorso anno, il numero dei fenomeni riconosciuti e documentati come UAP è salito a oltre 400. E inoltre sono dette esplicitamente due cose che non emergevano altrettanto chiaramente nel report. La prima cosa è che è improbabile che le tecnologie rilevate in molti dei video citati, con oggetti volanti che si muovono senza rispettare le comuni conoscenze sull'aerodinamica e in generale le leggi della fisica, appartengano ad altre nazioni come Cina o Russia. Nel rapporto si diceva che questa era una possibilità, adesso si dice che non è così probabile.
L'altro elemento interessante è che si è detto chiaramente che questi fenomeni vanno studiati molto a fondo perché costituiscono un rischio potenziale per la sicurezza americana. Insomma, sembra sempre maggiore il peso che si danno, che viene dato agli UAP a livello strategico all'interno della politica americana. E dall'audizione emerge anche che queste rilevazioni potrebbero essere solo la punta dell'iceberg, sia perché provengono per lo più da fonti militari e non contemplano, se non in minima parte, video e immagini girate da persone qualunque, in quanto considerate meno attendibili, sia perché, a detta degli stessi relatori, molti piloti professionisti preferiscono non inserire nei rapporti i propri sospetti circa alcuni avvistamenti, perché da sempre, appunto, attorno al fenomeno degli UFO, si sono formati molti pregiudizi e ci sono timori di non essere presi sul serio, con anche potenziali ripercussioni sulla propria carriera, se si inseriscono segnalazioni di questo genere. Su questo, però, in questo caso, il vice direttore dell'intelligence per la Marina Militare statunitense, Scott Bray, è stato molto chiaro e ha chiesto a tutti formalmente di riportare tutto quello che vedono all'interno dei loro report. In generale, riflessione mia, vedendo un po' l'accelerazione pubblica sul tema negli ultimi mesi, mi è venuto un po' il sospetto, o insomma, è un sospetto, sia chiaro, è un'ipotesi, ma senza nessun dato a supporto, che però l'intelligenza americana abbia diverse altre informazioni, ma che le stia rilasciando un pezzetto per volta, forse per non mandare in fibrillazione l'opinione pubblica. Quindi continuiamo a seguire la questione perché è possibile che anche le prossime audizioni ci riservino qualche novità rispetto a quello che sappiamo già. Continuiamo a seguire la cosa con interesse. A proposito di robe strane che succedono nel cosmo, negli ultimi giorni, fra l'altro, spopolava la foto della porta su Marte. Non so se l'avete vista. In pratica, il 7 maggio la NASA ha diffuso degli scatti realizzati su Marte, come fa di tanto in tanto, realizzati dal rover Curiosity che si trova sul pianeta rosso dal 2012. E un'immagine in particolare è subito diventata virale perché si vede chiaramente quella che sembra a tutti gli effetti una fessura perfettamente squadrata fra le rocce a forma di porta. Ora, in effetti, di primo acchito sembra proprio l'opera di una qualche specie intelligente perché è molto squadrata, è molto precisa, sembra tagliata con un flessibile, non so come dire. Tant'è che sul web, riporta il Fatto Quotidiano, gli appassionati hanno subito iniziato a diffondere le teorie più stravaganti sul tema. Però gli scienziati del progetto Mars Laboratory, in questo caso, sono subito intervenuti affermando che in realtà non sembra esserci niente di strano in quello scatto, si tratta solo di uno spazio fra due fratture di una roccia e che in realtà quella che la prospettiva ci fa sembrare un grande portale sarebbe alto solo 30 centimetri, il che spiega anche più semplicemente come si sarebbe potuto creare con questa forma così precisa. Sanjeev Gupta, uno degli scienziati del rover, ha detto al Telegraph che la spaccatura si è formata attraverso normali processi geologici, si tratta di una crepa e ce ne sono in abbondanza sia su Marte sia sulla Terra, non c'è bisogno di terremoti per produrle. Va bene, chiudiamo qui l'argomento, diciamo, potenziali forme di vita extraterrestri e ripiombiamo violentemente sulla Terra, tornando a parlare di guerra, un po' in senso lato, perché il 18 maggio i governi dei due paesi, scandinavi, Finlandia e Svezia, hanno presentato congiuntamente una richiesta di adesione alla NATO, conseguenza diretta dell'invasione russa dell'Ucraina. Attualmente sono in corso delle consultazioni fra i paesi membri dell'Alleanza Atlantica e l'ostacolo maggiore da superare sembra essere l'opposizione della Turchia, che accusa i due paesi di sostenere il terrorismo e quindi di non volerli nella NATO. L'accusa in sé mi è subito sembrata buffa, mi sono chiesto ma in che senso? Perché all'inizio, leggendo il titolo della notizia, ho subito dato per scontato che la posizione di Erdogan fosse una scusa per non avallare una misura palesemente ostile a Putin, alla Russia di Putin, e quindi insomma che non lo volesse accettare per questo motivo. Ma in realtà, secondo alcuni analisti, c'è anche di più. Innanzitutto, i terroristi a cui il presidente turco fa riferimento sono esplicitamente, per sua stessa ammissione, i curdi del PKK, che secondo Erdogan sono sostenuti apertamente dai due paesi scandinavi. E secondo la tesi riportata dall'Indipendente, Erdogan starebbe cercando di barattare quindi l'ingresso delle due repubbliche scandinave nella NATO
con la sua libertà di spaccare la testa ai curdi, questo per usare le sue stesse parole. Insomma, il messaggio sarebbe: per me potete anche entrare a patto che né voi né nessun altro mi rompa le scatole se massacro i curdi e rado al suolo i loro esperimenti democratici. Insomma, non esattamente una mossa per la pace, quella di Erdogan. Intanto Greenpeace, cambiando ancora argomento, ha lanciato una vera e propria bomba sulle bioplastiche. Si tratta di una bomba informativa e non, ormai è importante anche fare i vari distinguo, e forse non è la metafora più felice da usare in questi casi, ma insomma le bombe giornalistiche sono forse le uniche che in molti casi sono interessanti. Comunque, fatto sta che ha lanciato questa inchiesta sulle bioplastiche, ripresa da tantissimi giornali, e che hanno rilanciato la notizia e ripreso lo studio, e si sta iniziando un po' a scardinare uno dei tanti falsi miti della sostenibilità, mi sembra almeno, grazie anche a questo report, a questa inchiesta, ovvero che si possa sostituire tutta la plastica usa e getta che utilizziamo con la bioplastica altrettanto usa e getta e che questo rientri nella transizione ecologica. Ora, se seguite Non mi rassegno da tempo saprete benissimo che il problema non è la plastica, ma è l'usa e getta. Ma questo concetto non è così scontato ancora per tanti, e quindi il fatto che tanti giornali ne parlino è molto importante e inizia a costruire quella densità culturale necessaria affinché poi le cose cambino su larga scala. Comunque, cosa dice questo studio di Greenpeace? Dice che la maggior parte dei prodotti monouso in plastica compostabile nel nostro paese finisce in impianti che non sono in grado di trattarli efficacemente e quindi alla fine vengono buttati negli inceneritori o in discarica. L'indagine è stata realizzata dall'unità investigativa di Greenpeace Italia e ci dice appunto che in Italia i prodotti monouso in plastica compostabile come piatti, posate, imballaggi rigidi e così via, invece di essere smaltiti insieme agli scarti alimentari, vengono per lo più inviati a impianti che non riescono a degradare le plastiche compostabili, nel 63% dei casi, scusate, e quindi finiscono per essere scartati e mandati a incenerimento o in discarica, mentre il resto finisce in impianti di compostaggio, sì, che in teoria potrebbero degradarle, ma che abitualmente operano con tempistiche che sono troppo brevi per garantire la compostabilità di questi materiali, che invece hanno bisogno di tempi più lunghi rispetto al materiale organico tradizionale. E questa cosa quindi costituisce un enorme problema, anche perché, aggiungo io, siamo in un momento storico in cui abbiamo tantissimo bisogno di compost buono per rifertilizzare terreni e rigenerare terreni che non sono più fertili per via dell'utilizzo delle sostanze chimiche dell'agricoltura intensiva. Vi leggo anche una dichiarazione di Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna inquinamento di Greenpeace, che dice: considerando i problemi di trattamento delle plastiche compostabili, è incomprensibile che l'Italia continui a incentivare questi materiali. Siamo di fronte a un greenwashing di Stato che si trasforma in una truffa nei confronti della collettività. Mentre il resto d'Europa va verso soluzioni basate sulla dematerializzazione del packaging e sull'impiego di prodotti durevoli e riutilizzabili, in Italia si incentiva il monouso in plastica compostabile. Come dimostra la letteratura scientifica internazionale, i maggiori benefici ambientali si ottengono abbandonando l'usa e getta indipendentemente dalla tipologia di materiale. Molto bene, davvero molto bene, e sono davvero contento che questi concetti inizino a fare breccia anche nei media mainstream e quindi nella testa delle persone, degli amministratori, dei politici e così via. Va bene, detto ciò, io direi che noi ci possiamo salutare qua. Io vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Io non mi rassegno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker, Spotify, Italia che cambia, nonché sulla pagina rassegna stampa di italiacambia.org. E come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.